la visione internazionale di Bracciano ha avuto dei picchi in occasione di alcuni eventi, in particolare penso ai matrimoni di Eros Ramazzotti o piuttosto di Tom Cruise più recente. È un luogo estremamente noto, estremamente vissuto, che ospita anche eventi, diciamo, di rilevanza internazionale, ma in generale è comunque anche soprattutto un museo che viene visitato quotidianamente da tantissimi turisti e quindi, diciamo, arricchisce un po' la cittadina di Bracciano con la sua presenza anche simbolica, che sovrasta un po' sia la parte del centro urbano che invece anche la vista dal lago. Questa è Piazza Mazzini, meglio però conosciuta come la Piazza del Castello, visto insomma lo sfondo che ci ospita. Certo che voi che insomma abitate qui a Bracciano siete molto fortunati, avete il lago, avete questo castello magnifico, insomma vivete proprio nella storia. Sì, viviamo nella storia, questo è un castello tardo medioevo rinascimentale, quindi insomma ha tanti tanti anni alle sue spalle, e così come tutto il centro storico che poi si è evoluto attorno alle mura del castello. E visto insomma che vivete nella storia, avete deciso di realizzare appunto questo che è una rievocazione anche storica, fatta appunto di arti e di mestieri. Sì, esatto, questa sono tante edizioni di questa manifestazione così importante, e ci teniamo particolarmente perché poi vede unite tutte le associazioni del territorio, i rioni del territorio, a cui va il ringraziamento dell'amministrazione. Abbiamo pure quest'anno deciso di ospitare una mostra per una settimana all'interno del nostro museo civico, proprio con degli abiti del Medioevo e del Rinascimento.
Allora, qui abbiamo portato tutte le fasi di lavorazione della carta bambagina come si faceva nel 1200. Si parte dal tino, vi faccio vedere. Questo tino abbiamo la fibra da, diciamo, ricavata dalla lavorazione degli stracci. Questa viene diluita in molta acqua per poi essere setacciata utilizzando la forma, che è questo strumento qua, e va immerso in questa soluzione. Si attende che le fibre si intreccino fra di loro con questi movimenti. Bisogna avere un attimo di pazienza. E poi adagiare la forma qua, togliere la fibra in eccesso, si fa ancora leggermente scolare, e poi rimuovere il cascio. Portare la forma su questo strumento, è chiamato la schiena d'asino, dove il foglio viene rilasciato sul feltro in questa maniera qua. E tra quanto potrà essere utilizzato? Diciamo, dopo deve subire, diciamo, un processo di pressatura, si fa una pila di feltri e fogli che vanno poi pressati e poi messi ad asciugare su questi stendini. Io mi occupo di fare didattica di scrittura medievale, quindi l'uso della penna d'oca, dell'inchiostro medievale e dell'illustrazione dei libri, quindi la miniatura, la decorazione dei manoscritti. Presidente della Compagnia del Castello, cosa significa? Siamo un'associazione di rievocazione storica che ci siamo dedicati in tutto e per tutto a questi eventi medievali e alla ricostruzione di quello che si faceva nel Medioevo, dal 1200 fino al 1400. Diciamo, i primi reggenti di Bracciano erano i prefetti di Vico del 1200. Hai portato le frecce? Certo, assolutamente. Dai, andiamo ad infilzare qualcuno, sì, va bene? Assolutamente. andiamo in giro. Spettacolo mio decido io, spettacolo tuo decido tu. Come ti chiami? Mettete là! Come ti chiami? Vito. Vito, che cosa vedi, Vito? Un coglione. Salvatore, mi hanno detto che tu sei un po' la memoria storica qui di Bracciano. Ma tu solo chiacchiere, poi in definitiva. No, c'è molti che è molto più bravo di me comunque per la memoria storica. Dipende da quello che uno intende per memoria storica. Ah, raccontami qualcosa di bello, di storico, insomma, di grandi curiosità che riguardano appunto Bracciano. Intanto, chi ha vissuto qui? Beh, voglio dire, nel tempo sono stati tanti personaggi che sono passati qua. Qui c'è stata ospite addirittura Cristina Verde di Svezia nel 1600, nel suo viaggio poi verso il cattolicesimo, cioè verso Roma. È stata ospite degli Orsini in questo castello, dove addirittura è preservato un bel dipinto in abito reale. Cos'è questo archibugio che mi volete senza indugio, mister? Non vorrei che da sotto a sto baluardo all'improvviso mi scagliasse un bardo, è il tenue di periglio? È una telecamera. Ah, idioma che disconosco voi.
da dove arriva Monica? Arrivo da Vetralla più o meno. Qui vicino. Ho lavorato per un sacco di tempo al centro Volo Rapaci di Trevignano Romano e sono almeno 22 anni che addestro rapaci. E li ha portati qua, proprio a Bracciano? Li ho portati qua. Lei guarda male tutti, in genere. Vabbè, tutti i rapaci guardano un po' male le persone ed è un bene, secondo me. È un gufo africano, una femmina di gufo africano. Quanto ha? Ha 4 anni, ha fatto quest'anno 4 anni. Ha degli occhi fantastici. Ha degli occhi meravigliosi, ma loro sono tutti meravigliosi. Thank you.